Benvenuti a tutti oggi nel mio canale. Oggi sono qua per aprire insieme a voi le uova di Pasqua della Kinder. Ho Mickey Mouse e Frozen. Se questo video vi piace, mi raccomando di lasciarmi un like, iscrivervi al canale perché ci saranno tante novità e quindi di attivare anche la campanellina. Iniziamo subito da Mickey Mouse perché sono super curiosa e poi ho fame e ho voglia di assaggiare il cioccolato. Allora, devo dire che Mickey Mouse, cioè, mi piace, non l'hanno mai fatto, mentre Frozen, se non erro, o l'anno scorso, 2 anni fa, l'avevo aperto. Allora, andiamo a aprire questo. Ah, questo qui è di 150 grammi, c'era quello più grande in realtà, però ho deciso di prenderne due così da avere sorprese diverse, più che altro. Forse dovevo prendere le forbici, ma noi sì. Allora, preso il coltello, vediamo se adesso si apre. Spero di sì, ho tagliato anche la carta. Olè! Bicchierino di plastica. Oh, che buono il Kinder! Infatti volevo prendere anche altre marche, però poi ho detto, ma perché? Cioè, per il cioccolato e sinceramente mi piace più la Kinder, quindi vada di Kinder. Cioè, già di cioccolato normale ne ho tanto, almeno la Kinder è più deliziosa. Vado. Ok, pezzettino l'assaggiamo sempre. Buono. Allora, sorpresa, vediamo un po' cosa contiene. Paperino! Sono fatti bene, eh? Guardate che bello, ma proprio bello bello. Mi piace un casino. Scusate, ma ci sono i vicini che chiacchierano e quindi sentite parlare e non gli posso dire state zitti. Guardate, è bellissimo, sapete che mi piace un sacco, è fatto veramente bene, anche come materiale. E in più ci sono le formine per fare biscotti a forma di paperino. Wow, cioè veramente doppia sorpresa, bellissima. E eccolo qua. Mi piace proprio, cioè sia per il biscotto, questo va dritto in cucina, e questo invece è bellissimo. Cioè, mi sono pentita, dovevo prenderne un altro per avere Topolino. Vabbè, pazienza. Mi piace tanto. Spero che, insomma, di riprenderlo. Buon. Poi. Apriamo, questo lo metto qua da parte, e apriamo Frozen, anche questo 150 grammi, e andiamo ad aprire in modo aggressivo. Ok, sto distruggendo una casa. Cioè, si sono aperti, no, male di più, vabbè. E l'altro, eccolo qua. Questo si è aperto un po' meglio rispetto all'altro. Ah, qua, questo era completamente tutto giallo, qua è un po' speriamo che non ci sia la stessa, diciamo, che mi era uscita qualche anno fa, mi ricordo se era l'anno scorso o 2 anni fa. Speriamo che sia diversa. O personaggio diverso. Oh, come cavolo si chiama questo? Olaf forse. E c'è anche questa, è Elsa.
Ah, perché io avevo trovato Frozen, mentre questa è Elsa, vabbè, lo mondo e ci sono. Questo che è? Aspettate, che mi guardo le istruzioni, questo è un po' più complesso. Questo è un po' più complesso perché... Allora, ho fatto un disastro, vabbè, come sempre del resto. Questo va messo così. Scusate, c'è la vicina chiacchierona e chiacchiera. Allora, cioè, era chiusa in casa il momento in cui mi sono aperto le uova, ha deciso di chiacchierare. Vabbè. Allora. Vabbè, in teoria va messo così. Questo è Olaf, se non erro. E poi c'è Elsa. Elsa. Carino, dai, carino. Due. Almeno c'ho anche Elsa, perché di là c'ho Frozen, quindi c'ho Frozen, Elsa, Olaf. Ma questo è spettacolare, è il mio preferito. Cioè, è proprio bello, fatto bene. Mi piace un sacco. Mannaggia che non è Topolino. No, ne devo andare a recuperare un altro, ragazzi. È veramente meraviglioso. E niente, io continuo a mangiare cioccolato come se non ci fosse un domani. Ma il domani c'è. Adesso vi lascio. Vi auguro una buona Pasqua perché credo che... Non so se riesco a registrare un altro video prima di Pasqua. Vi aggiorno. In tal caso, buona Pasqua a tutti. E seguitemi su Instagram perché li carico ogni giorno e seguite anche me su TikTok. Lì non ci carico spesso in realtà, però su Instagram sì. Si può dire che ogni giorno ci carico, poi capita un giorno che non ci carico, però tutto sommato ci carico. E niente ragazzi, io spero che questo video veloce, non so quanto sia durato, vi è piaciuto. Vi mando un bacio grande grande e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Thank you.